Questo è anche sull'entrata della vendita sull'incentivo. Allora, sull'incentivo è pacifico, se lo Stato italiano salta, salta l'incentivo, ma lo sappiamo tutti. Quindi il punto rimane un momento, però lo si mette sui posti, ci si dice su tutto quanto. Quindi è chiaro che se lo Stato italiano ti dice ti do per i 20 anni, ripeto, se lo vai in qualche volta per i 20 anni devo avere quell'incentivo. Per invece quanto riguarda la vendita, se non sappiamo, a questo punto può entrare nel ragionamento fatto di energia, perché ha calcolato un costo di energia elettrica in vendita, un'entrata sempre inferiore anno per anno, mentre è presumibile, noi speriamo che il petrolio andasse giù a $30 al barile, che l'energia di da 10 anni l'energia che costerà di più e quindi avremo una entrata maggiore. Prego. No, penso anch'io che, come ha detto il mio capogruppo, sia un po' azzardato, anche perché la spesa è enorme. Si va a impegnare l'amministrazione con delle cose non ben certe. Qua leggo un articolo del settimanale locale che il comune di Vailline ha fatto marcia indietro. Non vi leggo tutta, però. Poi abbiamo letto dal segretario comunale dice che a fine aprile, spiega il segretario Emilio Toda, è stato emesso il decreto Alcoa che modifica i contributi. Alla luce dei tempi di realizzazione scritti in autotutela, la giunta si è riservata di approfondire prima il progetto. Avevano due impianti fotovoltaici. I tempi risicati, passiamo a maggio, e bonus per la rete dell'elettricità prodotta dall'impianto ridotto hanno consigliato alla giunta di riflettere sul progetto. Cioè, il giorno prima di aprire le buste, la giunta in autotutela ha ritirato il progetto perché non era convinta dell'impegno. E questo è perché i tempi sono stretti e sono stretti per loro che erano un mese fa. E penso che siano stretti anche per noi, perché qua leggo che il progetto di Becker qualcosa che amplifica un po', cioè oltre il contratto che viene fatto quest'anno, e anche se non comincia a dare l'energia elettrica, vale lo stesso contratto che andrà lì, basta che ci sia la connessione. Però poi il sottosegretario dice, il sottosegretario economia sull'intervista, dice che il prossimo anno si prevede una riduzione della tariffa intorno al 20%. Perciò se non riusciamo entro il 31 dicembre a dare la corrente di questo impianto, siamo di buono, vuol dire che la tariffa costerà un 20%, perciò abbiamo a fare il progetto del genere, a firmare dei documenti e impegnarci in un'industria del genere, quando vedo che sul piano, chiamiamolo industriale, di partenza il 26 dicembre c'è l'accesamento, il 26 dicembre è il giorno di Santo Stefano, il giorno di Natale. Penso che calcolare i giorni, quei tempi che hanno le amministrazioni pubbliche, fare il bando e mettere il progetto esecutivo, riuscire a mettere in piedi tutto quanto questo impianto, siano i tempi, siano scritti. Non riusciamo, secondo me, col 31 dicembre. Ben bene il fotovoltaico, però secondo me andava cominciato prima, oppure farlo in prospettiva del prossimo anno, con i calcoli e i tempi del prossimo anno. Adesso siamo a giugno, non lo so perché questa qua è la relazione, ci andrete ad approvare il progetto esecutivo, c'è agosto di mezzo, bisogna riuscire a fare, non è un impianto che va portato sotto un tetto, ci sono fatte fondamenta, bisogna metterlo fissato nel terreno, i tempi sono lunghi, bastano 15 giorni di pioggia per mandare all'aria tutto, perciò pensateci bene, perché la spesa è enorme, andate a impegnare il comune, l'amministrazione per 20 anni con questi equilibri del mezzo punto del punto, in più al contrario di come dice lei probabilmente tra 20 anni la corrente costerà più di meno, però già previsto il prossimo anno un 20% di meno saranno dei
effettivo con il costo delle licenze, io parlavo del costo delle licenze. Ok, io non aspetto questo dettaglio, ma mi pare che alcuni virini avessero una situazione per evitare, poi ci non è sicuro che è uscito, ma non aspetta non entrare in questa idea, in questi motivazioni che sono di un altro ente che ha fatto sulle scelte. Ci sono anche tanti anni che stanno facendo, però come te, ci sono tanti anni che fanno come noi, come riteniamo doveroso dare impulso a quello che riguarda energie da fonti rinnovabili. Abbiamo iniziato con la scuola, e adesso questo è un secondo passo, non è escluso che sia l'ultimo passo, però l'intenzione è quella di farne di altri, vedremo poi il prossimo anno che tipo di incentivi ci saranno e che tipo di possibilità ci saranno. Altri sapori? Se volevo precisare che il punto, secondo me, fondamentale è quello della rinegoziazione, che non è una rinegoziazione, è una rideterminazione dell'IRS. L'assessore si verrà rinegoziato, ma è una ricontrattualizzazione, in pratica sarà tra 10 anni che si verrà quando è l'IRS paga. Adesso siamo in un momento basso e fra tre anni fa era 2% in più. Questo progetto è sostenibile con 200, 300% in più fra 10 anni, sono state fatte queste valutazioni, non le ho viste gli altri, insomma, cioè qual è l'indice massimo sostenibile per questa realizzazione di questo impianto? Siccome è un impianto, si parla di 3 milioni di euro, 3 milioni di euro di costi tra oneri finanziari e costi veri e propri, insomma, ma secondo me non ci si avvia un unico progettista, dovremmo sentire anche altri enti che possono certificare, enti o professionisti che certificano questo. E comunque c'è la possibilità dell'IRS a 20 anni, che è una spesa, cioè un coefficiente certo, si vede se è sostenibile, penso che sia sostenibile, non vedo perché lasciare l'indeterminazione tra 10 anni, cioè, la scelta viene presa ora e ora è giusto che, venga, cioè, che non si lasciano i debiti a chi verrà, insomma. Io, comunque il fosso rimane così come sta, mi sembra il progetto che si è previsto così, faranno delle soluzioni progettuali diverse allora no, che non sia un progetto preliminare come nato, siccome il progetto aggiunto all'ordine del giorno era l'approvazione del programma triennale di investimenti, no? Questo, tra le opere di questo previste per quest'anno, si tratta anche dell'impianto fotovoltaico. C'era anche il terzo spazio della pista verso Tese, tra la Torre Tese, che nel programma degli investimenti è stato quantificato in 120 mila euro. Qualche giorno dopo l'approvazione del programma degli investimenti è stato presentato un progetto preliminare che quantifica in 680 mila euro quella spesa. Quindi, le cifre cambiano a distanza di pochi giorni. Bisogna valutare bene e non affidarsi magari a un professionista e basta, ma sentire anche più voci. Ci sono, io esprimo parecchie perplessità appunto in questo fatto della spesa che non è certa, le manutenzioni non è previste, non erano previste un aumento di spese anche in base all'indice Istat, mentre il contributo è fisso, e quello è per 30 anni, altre spese devono essere in digitale e anche sul piano finanziario non ho trovato questa indicizzazione. Bene, vediamo altro. Sì. Allora, che posso rimanere dal progetto?